dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi così, quali non dovete essere voi nella santità della condotta e nella pietà, attendendo e affrettando la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli si dissolveranno e gli elementi incendiati si fonderanno. E poi, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate di essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio, in pace. La magnanimità del Signore nostro, giudicatela come salvezza, come anche il nostro carissimo fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. Così egli fa in tutte le lettere in cui tratta di queste cose. In esse ci sono alcune cose difficili da comprendere, e gli ignoranti e gli instabili le travisano, al pari delle altre scritture, per la propria rovina. Voi dunque, carissimi, essendo stati preavvisati, state in guardia per non venir meno nella vostra fermezza, travolti anche voi dall'errore degli empi. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. A Lui la gloria, ora e nel giorno dell'eternità. Amen. Con queste parole che abbiamo ascoltato termina la seconda lettera di San Pietro Apostolo e la sua esortazione alla comunità di Roma che oggi scende ed è rivolta a ciascuno di noi. Il tema di questa ultima parte della lettera è molto adatto al tempo di Quaresima che la Chiesa ci sta facendo vivere nella sua sapienza. Si tratta della caducità di questo mondo e del destino di dissoluzione che ha questo mondo. Noi diciamo nel credo aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Il titolo di questa meditazione è Nuovi cieli e terra nuova, come San Pietro scrive, di quale la stabile dimora la giustizia. Non sappiamo esattamente quando questo avverrà, né mente umana può immaginarsi come sarà, cosa sarà, dove sarà, come vivremo da risuscitati, che tipo di condizione è questa, specialmente per coloro che staranno nella gloria. Sappiamo però che questo è stato promesso da Gesù. Il libro dell'Apocalisse, che è l'ultimo libro rivelato, si chiude con una rinnovazione di questa solenne promessa. E questo tema ci invita un po' anzitutto a interrogarci. Ci sono delle promesse divine che sono a molto lungo termine. Nei giorni scorsi meditavo, non mi ricordo su cosa, e cercavo di portare l'attenzione sul fatto della vicenda del popolo di Israele. 500 anni di lunga schiavitù nel deserto prima di avere la liberazione, oppure la promessa fatta ad Abramo di avere la terra dove scorre latte e miele, che fu realizzata quasi 1000 anni dopo, cioè con l'ingresso di Israele nella terra promessa con Giosuè. Abbiamo sentito la settimana scorsa, no? A San Pietro dire che Dio non ritarda nel tempo le sue promesse, perché davanti a lui un giorno sono come 1000 anni e 1000 anni come un giorno solo. La cosa importante che San Pietro ci invita a fare è riposare queste promesse salvifiche divine, perché essendo di origine
non sappiamo quando, non sappiamo come, non sappiamo dove, ma certamente si compirà. E nell'attesa di questi eventi che facciamo? San Pietro ci ricorda alcune cose semplici ed essenziali. Numero uno, santità della condotta e pietà, proprio l'incidente. Santità della condotta. Noi non dobbiamo preoccuparci quando arriva la fine del mondo, cosa succederà, cosa non succederà, come sta andando il mondo, che cosa succede dopo le elezioni politiche. Certamente, sono cose di cui bisogna occuparci. I nostri doveri dobbiamo adempierli, anche quelli civici. Ma la cosa fondamentale è che noi dobbiamo vivere in grazia e in amicizia di Dio, perché le vicissitudini, le vicende del mondo, anche quelle tragiche, negative, non ci possono e non ci devono travolgere, e non ci dovrebbero neanche, se fossimo davvero santi, tutta la nostra condotta turbare più di tanto. La santità della condotta attira la benedizione di Dio. I santi sono protetti dal Signore con un occhio, si passi questa espressione, di predilezione, perché sono i suoi amici. Ed anche, come dice la scrittura, se gli occhi del mondo subiscono tormenti, subiscono prove, subiscono travagli e a volte vengono addirittura martirizzati, uccisi, perseguitati, annientati davanti agli uomini, la loro speranza è piena di mortalità. Che cosa fare dinanzi a tanti scenari? Anche nelle apparizioni mariane riconosciute, la Madonna dice sempre di fare una cosa, di pregare, di fare penitenza e di vivere in grazia di Dio. Del resto non dobbiamo preoccuparci, né agitarci, né turbarci, né spaventarci, né intimorirci, né alterarci, niente. Santi nella condotta e la pietà. La pietà non è, come sa la scrittura, credo che ci abbiamo già meditato altre volte, quel sentimento di compassione che noi proviamo verso gli uomini e le donne che stanno in qualche situazione di indigenza. Può farci pietà chi muore di fame, può farci pietà chi soffre, chi è malato di malattie incurabili o altre cose di questo genere, no? Che è stato provato nella vita, suscita quel bellissimo, diciamo, sentimento di compassione che conosciamo con pietà. Ma nella Sacra Scrittura la pietas non è la pietà, cioè la compassione nei confronti del prossimo, ma è quel sentimento di devozione che si ha nei confronti di nostro Signore e che si esprime con un rapporto intimo e personale con Lui, vissuto nella preghiera. Le nostre nonne conoscevano bene le cosiddette pratiche di pietà, cioè tutte quante quelle preghiere che la Chiesa insegna, le novelle, le devozioni, il sacramento a San Giuseppe, adesso che siamo nel mese di marzo, il responsore a Santa Rita, tantissime cose, insomma, che adesso sono un po' smarrite. Si chiamavano pratiche di pietà perché erano dei modi appunto per mettere in pratica la devozione verso Dio, verso l'Eucaristia, verso la Madonna, verso un santo, attraverso l'esercizio della preghiera, in particolare, ma non solo, la preghiera vocale. Quindi il tempo di Quaresima è un tempo privilegiato per riprendere impegno, ecco, nella santità e un fervore attivo, ecco, nella vita personale di preghiera sotto tutti i punti di vista. E appunto, nell'attesa di questi eventi, cercate di essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio, in pace, irreprensibili, attenzione, davanti a Dio. Non importa quello che pensano le persone di noi, non importa. I uomini possono sbagliare nei giudizi, possono avercela con noi per qualche motivo, giusto o sbagliato che sia, possono travisare le nostre intenzioni, possono vedere il male anche dove non c'è, e possono essere distorti nei loro giudizi. Ecco, ma sentirsi irreprensibili davanti a Dio, quando noi in coscienza, è una delle cose più belle che si possa vivere. Possiamo dire davanti a Gesù: guarda Gesù mio, tu lo sai, io posso aver commesso un sacco di errori,
anche grossi, ma ho cercato per quanto potevo di fare ciò che ritenevo essere buono davanti ai tuoi occhi. Questo noi nel cuore lo sappiamo molto bene. E quando questo c'è, dobbiamo rimanere nella pace e non dobbiamo temere nulla, veramente nemmeno se il mondo ci stranasse vivo. Molto dobbiamo temere quando la nostra coscienza, in quei silenzi e in quei segreti in cui nessuno ci vede, tranne che noi stessi, e non possiamo nasconderci, non possiamo nasconderci davanti a noi stessi. Se la coscienza dell'improvvisa ti dice: amico mio, guarda che qui non hai fatto quello che ti avevo detto di fare, hai agito per testa tua, hai sbagliato, hai trasgredito la legge di Dio, hai sbagliato, hai fatto questa cosa che non dovevi fare, hai sbagliato. Noi lo sappiamo. Quando questo non c'è, ecco qui il seguito dell'esortazione: la magnanimità del Signore nostro giudicatela come salvezza. Cos'è la magnanimità del Signore nostro? Il grande animo che Gesù ha, bello, magnanimus, in latino significa letteralmente di animo grande. Hai sbagliato, parla con Gesù, chiedigli perdono. Peggio ancora, hai peccato, lo sbaglio sappiamo che è un errore di valutazione nell'intelletto, il peccato invece è un atto cattivo della volontà che sa che non dovrebbe fare una cosa ma fa lo stesso, chiedi perdono a Gesù. Attenzione però a questa espressione, La magnanimità del Signore giudicatela come salvezza. Questo è un passaggio molto importante. È meglio fare un esempio, anche se siamo in contesto di preghiera e meditazione, per farlo comprendere. Noi non dobbiamo mai dire: adesso faccio questa cosa, ma tanto poi mi confesso e il Signore mi perdona. Questo non è giudicare la magnanimità come salvezza, ma questo è abusare della magnanimità del Signore. Dire considera questo come salvezza significa che tu non c'hai nessuna intenzione di offendere Dio né di fare benché minimo peccato, ma quando disgraziatamente dovessi cadere, allora puoi rivolgerti al Signore per chiedere perdono. Ecco perché irridere la magnanimità del Signore, farsene gioco, farsene beffa, vabbè, non se ne importa, ora faccio questa cosa, tanto poi il Signore perdona, è messa, non ce vado, e tanto poi la confessore, e la comunione me la faccio lo stesso, pure se non mi sono confessato, adesso devo stare in grazia di Dio, tanto poi che ce fa, il Signore provvederà. Questo non va bene. La magnanimità del Signore nostro giudicata la come salvezza. E poi San Pietro conclude quasi con una penultima esortazione, che è molto bella e profetica. Parla del fratello Paolo, che è San Paolo, tutte quante le lettere, no? E ammonisce che attenzione, che lì ci sono delle cose difficili da comprendere, e gli ignoranti e gli instabili le travisano al pari delle altre scritture per la loro nuova rovina. Purtroppo questa cosa è successa tante volte nel corso della storia della Chiesa. San Paolo è stato tante volte preso come pretesto da tantissimi eretici, anche da purtroppo persone che hanno spaccato la Chiesa in due per secoli, e strumentalizzando alcune sue espressioni, facendogli dire quello che pensavano loro. Allora, la Sacra Scrittura è fonte di alimento quando viene letta in un certo modo. Ci sono alcuni giovani qui in parrocchia che mi hanno chiesto: Don Leonardo, insegnaci un pochino come si può fare ad accostarsi alla Sacra Scrittura. Mi sembra un'ottima domanda, perché se uno non ha, come dire, dei criteri di accostamento alla Sacra Scrittura, anziché diventare una fonte di alimento, come la Chiesa vuole della nostra vita interiore e spirituale, può diventare una forma di avvelenamento. Se comprendiamo, come si dice nel parlare comune, fischio per fiasco. Ecco, San Pietro ammonisce, San Pietro parla da Papa qui, no? Noi sappiamo che l'interpretazione autentica della Scrittura aspetta la Chiesa, e ogni volta che noi ci troviamo dinanzi a qualche cosa che non funziona, mai dobbiamo cadere nell'errore di dire: ah, guarda che c'è scritto qui, la Chiesa sbaglia. Ecco. Sono io, certamente, che
non capisco bene il senso di una certa cosa, della mia ignoranza appunto, e un'instabilità, e allora bisogna fare passi indietro e chiedere, non trarre frettolose conclusioni. Non dobbiamo essere travolti dall'errore degli enti, dice San Pietro, ma crescere nella grazia, bellissima quest'ultima esortazione, e nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. Tutta la vita cristiana si sintetizza in questo, no? Crescita. Nessuno è arrivato. Noi non possiamo neanche essere certi di stare in grazia di Dio, ha insegnato il Concilio di Trento. Ma a me se non è concesso che tu stessi in grazia di Dio, stai tranquillo che la grazia può aumentare. E la grazia aumenta in tre modi, non ci sono altri modi, insegna il Catechismo. Primo, con la preghiera. Secondo, con la ricezione fruttuosa dei sacramenti. E terzo, con le buone opere. Basta. Ogni volta che io faccio una di queste tre cose, la grazia che ho aumenta. Quando faccio il contrario, non prego, non sto chiedendo sacramenti, anziché buone opere faccio opere cattive, cioè peccati, la grazia diminuisce o si perde. Facile, facile. E nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo, quindi come si conosce il Signore? Il Signore si conosce attraverso l'ascolto di buone catechesi, di buone omelie, di buone conferenze, di buone esortazioni, o la lettura di buoni libri, di buona stampa, di vite dei santi, di scritti dei santi, del Catechismo della Chiesa, dei documenti del Magistero della Chiesa, per chi li conosce e li sa leggere, non in altri modi. Quindi tutto l'impegno della nostra vita di cristiani dovrebbe essere attento a queste due dimensioni. Quindi possiamo chiederci davanti a Gesù, nel silenzio che adesso per qualche istante faremo, io quanto mi curo di crescere nella grazia di Dio, quanto prego, quanto spesso mi confesso, quanto sono regolare e frequente con i sacramenti, quante opere buone faccio, anche adesso in Quaresima, quante opere di misericordia sto facendo, quante le cose ne sto facendo, eccetera. Quanto tempo di energia dedico a crescere nella conoscenza del Signore, e invece magari quanto tempo perdo in cose che non sono tanto importanti, certamente possono essere utili, oppure divertenti, certamente entro certi limiti possiamo usufruirne, goderne, ma com'è un conteggio del tempo? Cioè, quanto tempo dedico al Signore e quanto tempo dedico all'altro? Perché ciascuno poi raccoglie quello che semina. Chi semina tempo perso raccoglie nulla. Chi semina tempo santamente impiegato raccoglie grandi frutti che fanno vivere assai meglio la vita terrena e ci daranno una gloria assai più grande in cielo. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e bellissimo sacramento.